Dunque, noi adesso riprendiamo il nostro viaggio nel gusto e vi voglio raccontare a questo proposito una storia veramente gustosa. Quella di tre generazioni di donne, tre generazioni di pasticcere. Siamo ad Erice, l'antica Erix, città fenicia e greca, protetta dalla dea Venere, arroccata sull'omonimo monte, per raccontarvi la storia di Giacoma, delle sue tre figlie e della loro grande passione per la pasticceria siciliana, ereditata da nonna Angela e zia Maria. Per descrivere la mia infanzia posso dire che è stata un'infanzia dolcissima, visto che sono cresciuta praticamente in pasticceria. Fin da quando ero piccola, insieme alle mie due sorelle, siamo entrate in questo lavoro fantastico che ci porta a fare tutti i dolci tipici siciliani. Questa pasticceria è stata fondata quasi 60 anni fa da mia zia Maria, che stava dalle monache di clausura qua ad Erice insieme a sua sorella. Quindi a mia nonna Angela come me. Dopo che è uscita dal convento ha aperto la prima pasticceria quasi 60 anni fa. Ora continuiamo questa attività anche insieme a mia madre, che ora è la nostra guida preziosa in questo campo. Sicuramente i primi dolci che ho imparato a fare sono tutti i dolci di mandorla, che sono tradizionali ricini insieme alle genovese e mussazzoli. Le genovese sono dei dolci di pasta frolla ripieni al latte con un po' di limone, aromatizzati al limone. Invece i mussazzoli sono dei biscotti duri da inzuppo, con base mandorla e farina, speziati con un po' di cannella e chiodi di garofano. Tra i dolci che proponiamo anche nella nostra pasticceria ci sono anche cannoli, cassate, frutta martorana, paste volanti, poi ci sono anche biscotti al latte, sfincioni, graffe, tutto quello che riguarda un po' la pasticceria siciliana in generale. Tutti questi dolci vengono fatti a mano, infatti sono come delle piccole opere d'arte. Tra le paste di mandorla che proponiamo ci sono anche le paste reali, che sono questi dolci fatti con la pasta di mandorla appunto che facciamo noi, ripiena con la conserva di cedro e sopra decorata con questi ricamini tutti fatti a mano che richiamano i fiori del cortile del monastero di clausura di Erice. Poi i nostri dolci sono fatti tutti con delle ottime materie prime di buona qualità siciliane soprattutto, come le mandorle, la conserva di cedro, tutti i canditi, la ricotta di pecora tradizionale qua in Sicilia. Sono tutte cose che rendono fiero il nostro lavoro perché rendono i nostri dolci ancora più buoni. Sono molto fortunata a lavorare qua. Il fatto di essere quattro donne ci dà molta forza in questo lavoro e anche per viverlo un po' in giocosità, perché essendo qua anche tutto il giorno uniamo anche il nostro spirito giocoso al lavoro che dobbiamo fare.